E dicevo benvenuti a tutti. E un mese, 3 mesi fa praticamente ci siamo incontrati per avviare il lavoro che questa sera mettiamo in discussione. Se vi ricordate, alla fine di dicembre. Beh, insomma, dopo 3 mesi, diciamo che grazie al vostro aiuto, all'aiuto del dottor Giustetti, e anche dell'incoraggiamento che ci ha dato a suo tempo, perché venendo da lui per noi era quasi un dovere a quel punto meritarci il suo incoraggiamento e l'interesse che aveva dimostrato, e anche stabilire rapporti, raccogliere documentazione. E assieme a lui dobbiamo ringraziare anche Eleonora Artesio, perché è stata la prima che ha risposto al nostro appello di aiuto, mandandoci due documenti molto brevi, molto chiari, molto sintetici, ma sodi, essenziali, sul modo come costruire questo tipo di esperienza della quale nessuno di noi aveva particolari conoscenze né esperienze precedenti. E quindi questa sera Artesio giudicherà anche il compito che ci siamo assunti e che lei ha contribuito ad avviare, diciamo. Un altro ringraziamento va a Elena Rubatto, che oltre a aver accolto, insomma, la richiesta di aiuto che le abbiamo rivolto anche su sollecitazione che ci aveva fatto il dottor Giustetto, praticamente la prefazione, la premessa, ecco, diciamo così, di questo documento ha contribuito, praticamente era scritta quasi tutta lei, ecco, noi ci avevamo messo poco mano perché non, ma anche Chiara Rivetti ci aveva già dato a suo tempo delle indicazioni che sono state per noi preziose, e Medicina Democratica naturalmente ci sostiene da sempre su questo cammino, e quindi ringrazio per l'aiuto che ci hanno dato 3 mesi fa, 2 o 3 mesi fa, sul quale abbiamo lavorato, e ci hanno lavorato in particolare poi come diciamo confezione del documento, Mauro Pedone, che vedo che è presente questa sera, e Antonio Colonna, tutti e due sono esperti in materia sanitaria, sia perché Pedone ha lavorato per tanti anni, prima al Maria Adelaide, poi al CTO, e invece Antonio Colonna ha contribuito ed è stato uno degli autori della realizzazione, pare molto ben riuscita, di Venaria della Casa della Salute. Quindi persone competenti, persone attive in questo campo, ma quello che è stato anche molto interessante è stato, e che mi piace sottolineare questa sera, è stato il lavoro di base. Noi abbiamo distribuito questo progetto in diversi momenti e in fasi diverse tra la popolazione, soprattutto nel quartiere Aurora Rossini, dove c'è maggiore interesse vivissimo per il Maria Adelaide. L'abbiamo distribuito, l'abbiamo discusso ai banchetti in Corso Regio Parco, in diverse piazze dei mercati. Abbiamo fatto diversi banchetti e incontri con la popolazione. E quindi diciamo che, come abbiamo scritto nella convocazione della nostra riunione di questa sera, si tratta di un autentico lavoro dal basso, ad opera appunto di medici, di tecnici, di operatori sanitari, ma anche di cittadini utenti e di movimenti di base. L'Assemblea Permanente, riapriamo il Maria Adelaide, è anche il prodotto di questa convergenza di interessi e di contributi, che oggi pomeriggio, davanti a Maria Adelaide, ha fatto una manifestazione molto ben riuscita, nella quale si è riuscita a mandare alcune delle foto che abbiamo fatto oggi. Abbiamo un po' fasciato le impalcature che circondano il Maria Adelaide e attaccato un po' di striscioni, come vedete, oggi pomeriggio alle inferriate del Maria Adelaide.
Questo è grazie soprattutto ai giovani di Manituana e del Comitato Zona Aurora che sono molto impegnati in questo campo.